Benvenuti su Aquascaping Lab. Oggi parliamo di nitriti e nitrati, due importantissimi valori da tenere sempre sotto controllo per la salute del nostro acquario. I nitriti e i nitrati derivano da tutto un processo di degrado e di decomposizione che avviene rispetto alle piante, rispetto alle feci e gli escrementi dei pesci, rispetto anche ai pesci che via via muoiono nell'acquario e quindi a tutte quelle sostanze biologiche che vanno a degradarsi, a deperire. Ovviamente c'è una carica batterica che produce l'ammoniaca che, mischiata con il pH dell'acqua, crea questi valori di nitriti e nitrati molto pericolosi per il nostro acquario. Se questi valori, nitrati e nitriti, dipendono quindi dal materiale biologico che si va a sedimentare e poi a degradare nelle nostre vasche, è importantissimo valutare quanti pesci, ad esempio, ci sono nella vasca e, ovviamente, se sono molti, controllare spessissimo questo valore, perché è un valore molto tendente a cambiare per sovrappopolamento della vasca. Questo è ovvio. In più, ci sono dei range, cioè dei valori ottimali da dover rispettare. I valori ottimali sono per i nitriti, che si indicano sempre con la sigla NO2, di 0, perché già una concentrazione piccolissima inizia a essere dannosa per i pesci e addirittura 2 mg per litro già creano una situazione mortale per i nostri amici pesci. Quindi attenzione, perché è un valore molto importante. I nitrati sono meno pericolosi, infatti la concentrazione può essere anche di 20-30 mg per litro, però sono anch'essi da tenere sotto controllo perché fanno comunque parte di un processo di degrado derivato da batteri. Quindi attenzione, molta attenzione. I metodi per il controllo e per il calcolo di quelli che sono i valori importanti nel nostro acquario si possono fare tramite due metodi. Il primo è un metodo di reagenti che si trovano spesso in delle valigette complete, dei kit, e si trovano nei grandi centri commerciali oppure direttamente dal nostro acquarista. Per motivi di praticità e per motivi anche proprio di velocità di reazione, si usano spesso queste, che sono le cartine multireagenti, che hanno in sé valori di pH, KH, GH e nitriti e nitrati, che una volta bagnate con l'acqua dell'acquario reagiscono e diventano di determinati colori, e così possiamo subito avere sotto controllo la situazione dei nostri valori. Se vi accorgete quindi tramite un test che i valori di nitriti e nitrati sono oltre la soglia consentita e quindi iniziano a essere pericolosi, ci sono dei modi per attenuare il problema fino a farlo scomparire. Il metodo migliore è ovviamente quello del cambio parziale dell'acqua. Io consiglio su un volume totale un 20% di cambio. Frequenti, non lesinate, perché è un problema ovviamente che va risolto subito, perché soprattutto i nitriti, abbiamo detto, sono molto pericolosi. Vi suggerisco, mentre fate questo cambio d'acqua, di usare un sifone che riesca a andare bene sul fondo e a togliere tutte quelle che sono i piccoli detriti, gli avanzi di cibo, gli escrementi, le piante un po' marcite che ci sono in tutti gli acquari, ma che nel nostro caso aumenteranno lo sporco e quindi i nitriti e i nitrati. Un altro metodo dopo il cambio dell'acqua parziale di cui vi ho parlato è sicuramente la gestione del filtro. Prima cosa da tenere subito presente la dinamica del filtro. Se il filtro è rallentato oppure no, attenzione a quello che potrebbe essersi meccanicamente incastrato nel tubo di aspirazione. Quindi controllate sempre che non ci siano residui, soprattutto di piante, se è un acquario molto ben piantumato, di piante e di piccoli frammenti che si sono incastrati nel tubo. Quindi procedere a un'ispezione di questo tipo. Seconda cosa, una pulizia del filtro. Quindi si vada ad aprire il filtro, vi ricordo un nostro video sul filtro molto interessante. Quando si va ad aprire il filtro, alla presenza dei cannolicchi che da soli assorbono proprio, con i loro microorganismi all'interno, assorbono proprio nitrati e nitriti e rilasciano sostanze meno dannose. Quindi ricordatevi che una buona funzionalità del filtro è importantissima per l'abbassamento di nitrati e nitriti.
Grazie per essere stati su Aquascaping Lab, cliccate mi piace sul nostro video e iscrivetevi al nostro canale Aquascaping Lab per tutte le novità. Grazie!